Kazu! 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 Oh, eccolo lì! Vedo Cap! Giorno 1 del diario di sopravvivenza. Tutte le mie scorte di cibo sono pronte. Eh sì, abbiamo anche una bottiglia d'acqua e uno scotch colorato. Perché, come avrete letto dal titolo, scomparirò dalla casa degli youtubers per ben 24 ore. E mi nasconderò proprio qui dentro, nella cantina segreta. Chi di voi se la ricorda? Ok, devo essere sincero. Non è messa benissimo quella cantina. Ma voi intanto, se non l'avete ancora fatto, spolliciola più non posso e iscrivetevi al canale cliccando la campanellina, perché siamo vicinissimi ai 300.000 iscritti. Ma adesso è arrivato il momento di chiamare il carissimo Cap. Vediamo un pochettino cosa sta facendo. Ma cosa stai combinando? Cavolo fai? No, 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 allora, tu durante le tue giornate ti devi dare una calmata, sei troppo agitato. E vedi Peppa Pig e ti ascolti queste mega musiche da discoteca. Ma fatti i cavoli tuoi, cosa vuoi da me? Sì, vabbè, facciamo finta di niente. Vuoi giocare un pochettino a nascondi? No. Dai, mi sto annoiando. No. Uffa, però, quando mi chiedi di giocare io ti accontento sempre. Stavolta che mi voglio divertire un pochettino io dici di no. Va bene, dai, giochiamo a nascondino, però conti tu. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Facciamo sasso, carta, forbici e vediamo chi conterà. Non è che sono tanto d'accordo, sinceramente, però va bene, dai, faccio senza carta forbici. Sasso, carta, forbici. Oh, vinto, inizia a contare. No, 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 conti tu, altrimenti io non gioco. Ah, certo che delle volte sei proprio un bambino. Va bene, inizio a contare. Sarà meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non ti permetteremo più di imbrogliare. Conta, conta, conta. Più veloce, più veloce. Beh, volevo dire più piano, più piano, più piano, più piano. Stavo scherzando, più piano. 27, 28. Ok, calma, calma, calma. Dove potremo andare? Arrivo. Cavolo, già finito, cavolo, già finito. Via, 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 via. Chiudi, chiudi, chiudi. Ok, ok, devo trovare un posto assolutamente. Direi che l'armadio con lo stendino è perfetto. Quello che non sa Cap è che questo nascondino è tutta una tecnica per scappare via di casa. Ma va bene, già che ci sono, iniziamo a cercarlo. Cap, dove sei? Oh, Cap. Oh, 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 Cap, oh, Cap. Ok. Speriamo che non ci abbia sentito, questa volta l'abbiamo combinata veramente grossa. Ti sei per caso nascosto qui nell'armadio? Niente, non c'è nell'armadio. Magari è sotto al letto. No, aspetta, Cap non sa giocare benissimo al nascondino. Perché non lo riesco a trovare? Ho ribaltato lo stendino, quindi se lui verrà in sala capire che sono nell'armadio. Ok, mi devo chiudere e blindare, non mi deve vedere. Ah, ho capito, ho capito. Si sarà nascosto in cucina visto che lui ama mangiare. Ah, sta cercando in cucina perché pensa che io abbia sempre fame. Non ha capito che in realtà è così, è vero, ha ragione. Magari si nasconde in questo, ma no. Non credo sia possibile nascondersi nella dispensa della cucina. Ci è rimasto il soggiorno. Cavolo, cavolo. Oh, più di chi è che ha combinato tutto sto casino? Guardate qui, chi è che ha spostato tutto lo stendino? Con tutti i miei vestiti, non ci voglio credere. Cap sicuramente si nasconde in questa stanza. Speriamo che pensi che sia stata la fata turchina. Vediamo in questi... No, 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 no. In questi mobili non c'è niente. So bene dove si nasconde il carissimo Cap. Sa dove mi nascondo? Sarà sicuramente qua dentro. Eccolo qui, ti ho trovato. Cap, 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 ti ho trovato, potresti dire anche qualcosina. Carissimo, carissimo. Ok, mi sono finto una mummia. Guarda che ti ho sentito, non sei una mummia. Fatto, Cap. Ok, arrivo. Certo che non capisco proprio come cavolo abbia fatto a trovarmi. Era tutto così in ordine. Ok, crociato. Vai, conta, conta, fino a 50. Ragazzi, devo muovermi, devo prendere il resto delle scorte di cibo, ad esempio quest'acqua. 29, 49, sì. Ok, sono appena uscito di casa e dobbiamo andare nella cantina segreta. Shh, ho contato fino a 50 in praticamente 10 secondi. Questa volta lo devo trovare per forza. Ma cavolo, non sento nessuno, pensavo che si dovesse ancora nascondere. Fidatevi che qui dentro non ci scoprirà mai. Chiudiamo la porta e non si vede niente. Un pochettino ho paura, devo essere sincero. Kazu, guarda che ho finito. Kazu? Ma io credevo che fosse qui. Ok, ok, ok. Allora, se non è qua dentro è per forza nella lavanderia. Vediamo un pochettino. Ti ho scoperto.
Ah, no, c'è solo la lavatrice. Sento che Cap sta urlando tantissimo e mi sta cercando per tutta la casa. Ma qui dentro c'è una puzza assurda. E immaginate che devo stare qui per un giorno intero. Ok, ok, questo potrebbe essere un enorme problema. Kazu non lo vedo più, è completamente sparito dalla mia vista. Per fortuna che ho le mie scorte di cibo. Finalmente posso rubare il suo cuscino. Tutto mio. E direi che è arrivata quasi l'ora di farsi un bel pisolino col mio nuovo cuscino. Vabbè, Kazu, va bene, dai, basta con gli scherzi. Ti devo trovare... Kazu? Kazu, non può essersi nascosto in camera mia, perché altrimenti l'avrei sentito. Ah, ok, deve essere per forza in bagno. Kazu, guarda che ti ho già trovato. Kazu? Ok, 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 questo qui potrebbe essere un enorme problema. Kazu non è da nessuna parte. Kazu non è in casa, non è in Kazu. No, Kazu non è in casa. Cavolo! Potrebbe essersi nascosto dentro il frigo, considerando che lui mangia un sacco. Ma purtroppo oggi ancora non aveva fame. È arrivato il momento di passare all'azione. Invieremo un bel messaggio a Cap su WhatsApp e andrò a scrivere: aiuto! Ok, messaggio inviato. Cavolo, però, questo è strano. Non riesco a trovarlo da nessuna parte. E non è possibile che sia nascosto in soli 10 secondi per bene. Che cavolo! Oh oh, questo potrebbe essere un bel problema. Kazu mi ha scritto aiuto. Ragazzi, ha appena visualizzato il messaggio. Ok, è probabilmente uno scherzo, è probabilmente uno scherzo. Io nel dubbio chiudo la porta della mia stanza perché ho paura. Anzi, chiudiamola anche a chiave che è meglio. Oh cavolo, cavolo, cavolo. Mi ha scritto aiuto altre 27.000 volte. Perché sta chiedendo aiuto? Questo è un problema, Kazu è da qualche parte in pericolo. Oppure mi sta solamente facendo uno scherzo. Ma stiamo giocando a nascondino. Per quale cavolo di motivo dovrebbe farmi uno scherzo? Ok, l'unica cosa è chiamarlo. Speriamo che risponda. Kazu, ti prego, dimmi che risponde, dimmi che risponde. No, cavolo, non sta rispondendo, per quale motivo? Niente, cavolo, non mi risponde. Fermi, 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 Kazu mi sta chiamando. Oi? Kazu? 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 Ma che cavolo? No, 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 aspetta un attimo, aspetta. Ma che cavolo? No, 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 dove cavolo è finito? Non può essersi allontanato tanto. Deve essere ancora qui da qualche parte. Che cavolo ha spento le luci di qua? Kazu, Kazu, ascolta, se questo è uno scherzo, non voglio più giocare, hai capito? Non voglio più giocare, va bene, ti faccio vincere a nascondino, Kazu. Kazu, ti faccio vincere, te lo giuro. Dove sei finito? È passato un botto di tempo e sono ancora nascosto qui dentro. Mi è venuto un pochettino di fame, mangiamo sti cosi che non mi piacciono. Schifo. Ok, è un bello scherzetto perché sto trollando Cap, ma vi giuro che sono davvero stanchissimo e c'è una puzza assurda qui dentro. Idea! Spiamo Cap e vediamo cosa sta facendo grazie alle nostre telecamere. Di qua ci sono le mie telecamere e che controllano tutto il corridoio. Vediamo cosa fa. Ragazzi, cosa sta combinando Cap? Oh, eccolo lì! Vedo Cap! È appena entrato all'interno del bagno, oh mio Dio! No, no, no! Sta continuando a cercarmi e non sa più cosa fare! Ok, mi sa che è un pochettino esagerato con questo scherzo. Ok, basta, io non ce la faccio più. Io non ce la faccio veramente più. Caso non lo trovo. Forse è andato da Mattiz, ma non credo. Ok, l'unica è chiamare Mattiz. Speriamo che ci risponda. Dai, Matti, ti prego, rispondi. Matti, per favore, dove cavolo è finito? Non risponde, non risponde, non risponde. Sicuramente Kazu non è andato da lui. Sicuramente si è perso in questa casa. Niente, cavolo, Matti non risponde. Pensiamo, pensiamo, che cavolo potrei fare? Ok, basta, io non ce la faccio più. Chiudiamo la porta a chiave e andiamo a farci un sonnellino, perché io sono veramente morto. Ragazzi, onestamente non so che ore sono, ma è tardissimo e quindi io mi metto un pochettino di qua dove c'è tutto sto casino e mi addormento. Buonanotte. Ragazzi, sono le 3 di notte ed è arrivato il momento di concludere questo scherzo. Cap sicuramente sta dormendo, quindi di qua io le chiavi e ritorniamo a casa. Apriamo la porta e vado subito in camera mia e ritorno a dormire. E vediamo quale sarà la reazione di Cap domani mattina quando mi troverà a letto. Buonanotte. Buongiorno. Cavolo, io stavo ancora portando avanti la missione di trovare Kazu. Alexa, accendi le luci. Ok. Dove cavolo si è nascosto? Cavolo, l'ultima. Aspetta un secondo. Io mi ricordo di aver lasciato accese le luci nel corridoio. E scusa un attimo, qua dentro non è più entrato nessuno. Perché la porta della stanza di Kazu è chiusa? Ma che cavolo! No, 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 aspetta, vorresti dirmi che tutto questo è stato un sogno? Kazu! Bravo, 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 bravo.
Non lo so, ma so che tu mi stai tramando qualcosa. Sto tramando qualcosa? Ma cosa vuoi da me? Lasciami dormire. Sono presente. Tu eri scomparso ieri sera. Ero scomparso. Ma tu secondo me fai brutti sogni e te la prendi con me. Guarda che ti ho visto, hai fatto l'occhiolino. Occhiolino? Ma di quale occhiolino?